Bentornati, ben ritrovati, ricominciamo. Allora, questo ultimo modulo del seminario, questo ultimo modulo del seminario ha lo scopo di provare ad esplorare cosa concretamente si può fare per far fare un passo avanti, alle cose che state pensando di fare qui a Minervino, o che si potrebbero fare qui a Minervino, sul tema della valorizzazione dei prodotti tipici locali. Per fare questo, la prima cosa che vi chiediamo di fare, un po' sulla base delle cose che ci siamo detti in questi 2 giorni, è di provare a pensarvi come se voi foste l'associazione, ciascuno di voi incarnasse l'associazione di promozione e tutela della cima di Rapa di Minervino. Ok? Sei l'associazione, sei l'associazione, sei l'associazione, sei. Ok? Immaginando che abbiamo provato a creare 4 polarizzazioni. L'associazione può essere un'associazione che... Le vedete? Sei sempre tu, Pietro, eh? L'associazione può essere un'organizzazione... mettiti là in seconda fila, dai Pietro. Allora, Pietro, ci sei? Ok. Tu adesso sei l'associazione. Noi diciamo associazione, ma in realtà non ci esprimiamo sulla forma giuridica, può essere una cooperativa, un consorzio, eccetera. Ma comunque, un'associazione che può erogare servizi a sinistra, oppure che può fare innovazione nel campo della coltivazione, produzione di cime di rapa, oppure può fare da general contractor. Ah, qui ci va uno spazio in mezzo a qualche parte. Okay. Cioè da soggetto che compra il prodotto da tutti i produttori e lo rivende, oppure può fare da agenzia strategica. Quella che pensa come sviluppare, fa solo le cose strategiche, quindi non il commerciale, non la comunicazione, eccetera. L'optimum è nemico del bene. No, non è proprio così il proverbio, ma insomma. Può darsi che l'optimum sia tutte e quattro, ma voi avete a disposizione 4 voti, un 4, un 3, un 2 e un 1. E per ciascuno di questi 4 elementi dovete dire a quello a cui date più importanza, gli date 4, quello a cui date un po' meno 3, quello a cui date un po' meno 2, quello che date meno importanza di tutto date 1. Ok? Poi Rosa ci farà la rappresentazione grafica di queste valutazioni. Anche tu, Rosa, devi votare. Ok, siete pronti? General Contractor è un soggetto che compra il prodotto dai produttori, dagli agricoltori e pensa a rivenderlo. Ok, siete pronti? Ci siete? Lo potete fare anche voi da casa. Mandateci su Facebook i vostri voti. Va bene, da questo momento avete non più di un minuto per votare. No, certo, dovete disegnarlo. Eh sì. Dovete disegnare la vostra croce. Che voto date all'innovazione? Che voto date al general contractor? Qual è il problema? Da 1 a 4.
puoi usare solo un 4, solo un 3, solo un 2, solo un 1. Ok? Sostanzialmente devi metterli in ordine di priorità. No, perché gli influenzi gli altri. Sì. Tu, cosa faresti tu? Da 1 a 4. 1, 2, 3, 4. 4, quella che ritenete più importante, 3, quella meno importante, 2, 1. Avete fatto? Vabbè, sbrigati, su. Possiamo mica andare in streaming in silenzio, ragazzi? Possiamo raccontare qualcosa? Ma puoi mettere una musichetta di sottofondo? Com'è la musica di Quark? Tararararara. No, questa è sempre Barilla. Ma cazzo è la musica di... Vabbè, nessuno qua sa la musica di... Ok. Va bene, avete scritto? Pietro, hai fatto? Ti ho detto, puoi usare solo un 4, solo un 3. Ma Pietro, tu sarai il leader di questa organizzazione? Purtroppo per i produttori. Fatto? Va bene, cominciamo a vedere. Vai Rosa, comincia a mettere il tuo, poi ciascuno di voi dice più o meno il proprio, ok? E vediamo cosa esce. Il 4 è il più importante. Ah, mo te lo devo spiegare. Il 4 è il più importante. Allora, io metterei il 4 qua. Dove? Agenzia strategica. 3 servizi. 2 innovazione. E uno a generale contratto. Ok. 2 così, 4 così. Ok. Michele. Vai. Ah, scusa. No, usa quello là. Anzi, no. Allora, più o meno ho dato gli stessi valori, cioè 4 ad agenzia strategica, 3 innovazioni, 2 servizi e 1 general contractor. Li ho dati in quest'ordine perché pensando alla mia situazione, al mio paese. Scusa Michele, sì. Ridici le valutazioni? Sì. 4 agenzia strategica. Sì, 3 innovazione, 2 servizi e 1 general contractor. Ok. Questo perché? Beh, innanzitutto appunto la strategia dovrebbe essere. La strategia dovrebbe essere la parte principale, no? Di una qualsiasi
associazione che si propone di appunto riqualificare e riscoprire i prodotti tipici, in questo caso, di un territorio. L'innovazione anche è molto importante, perché naturalmente, visto che siamo giovani, vorremmo portare tutti un po' di innovazione in quello che facciamo. E i servizi, cioè, i servizi si concatenano, secondo me, sia con l'innovazione sia con l'agenzia strategica, perché alla fine dai un servizio. Ok. Vai. Io ho dato lo stesso 4 all'agenzia strategica. Che faccio? Ripasso qui quando vuole. Sì. Perché appunto anche lo scopo per cui dei soggetti si debbono, innovazione, si associano. Innovazione quanto hai dato? 1. 1? Sì, perché non è compito secondo me dell'agenzia, ma di ogni singola. Servizi? 2. General contractor? 3. Senza commento. No, adesso puoi spiegare. Ah, ok. Tu no, perché mi serviva per fare il disegno. Sì, sì, lo fa. Se no mi perdo. Allora, dicevo, ho spiegato già l'agenzia strategica e innovazione. Innovazione magari non è proprio un compito specifico dell'associazione, ma di ogni singola azienda. Più che altro delle persone si associano, costituiscono un'associazione per organizzare una strategia comune che consenta di, che ne so, commercializzare o vendere il prodotto, e quindi le due cose, agenzia strategica e general contractor, secondo me vanno di pari passo. Servizi, diciamo, è comunque una cosa che si devono occupare, però viene in secondo ordine dopo le prime due. Messo in alto, no? Nell'angolo. Io ho dato 4 a general contractor, 3 ad agenzia strategica, 2 innovazione e 1 ai servizi. Dato questi punteggi perché general contractor è importante per noi per quel che riguarda la Cima di Rapa, perché abbiamo visto come pensare alla costituzione di una sorta di cartello per vendere il prodotto ad un prezzo maggiore è indispensabile per avere maggior remunerazione per i produttori, e quindi coloro i quali saranno poi distributori, visto che abbiamo anche dei distributori già in associazione, hanno detto che loro si impegnano sin da subito. Vince. Cosa? 4 general contractor, 3 agenzia strategica, 2 innovazione e 1 servizio. Quindi, perché ci sono distributori che si sono impegnati sin da subito a dire compriamo noi il prodotto e i prezzi saranno maggiormente remunerativi per gli stessi produttori. Quindi secondo me questo è un compito essenziale. Agenzia strategica, proprio perché, quindi, forte di questa cosa, si fa strategia intorno al prodotto, quindi agire per un progetto, come ci siamo detti. Innovazione, qua un po' meno l'agenzia, qua bisogna andare di pari passo, nel nostro caso, con l'università, cioè avere degli studi particolari che ci permettano di innovare, soprattutto in ottica trasformazione, provare a parlarne e a vedere come si può fare, perché il nostro prodotto è un prodotto che si vende ora fresco qui da noi, altrove hanno già fatto i primi patè e quant'altro. E i servizi li vedo pure marginali all'interno dell'associazione, non che non siano importanti, ma li vedo marginali. Allora, innovazione 2, agenzia strategica 1. 1? Sì. General contractor 3, servizi 4. Hanno messo 4 servizi per intendere il termine servizi nel senso più ampio della parola, intesa come servizi di consulenza, servizi alle imprese e servizi anche per quanto riguarda la presentazione del prodotto ai mercati vicinori, dei paesi vicinori. Quindi servizi intesi come commercializzazione di prodotto e servizi per quanto riguarda il sistema di come piazzare il prodotto sul mercato, a mio avviso. Agenzia strategica ho messo 1, perché per ora con
l'associazione che stiamo costituendo è ancora prematuro dal punto di vista particolare. General Contractor 3, perché come ha detto Vincenzo abbiamo avuto già contatti con i produttori e quindi hanno loro stessi chiesto la creazione di un marchio che identifica il nostro prodotto e lo contraddistingue da altri simili che hanno caratteristiche organolettiche diverse. E innovazione 2 per quanto riguarda l'innovazione tecnologica nella fase di trasformazione dopo la prima fase della promozione e marketing del singolo prodotto. Ok. Maria Chiara, tu fai dopo. Ok. Ok, allora, secondo me i servizi sono al primo posto, quindi 4, perché forse in una fase iniziale occorre dare maggiore visibilità a quelle che sono le opportunità che un associato può avere. E quindi tutto il sistema, diciamo, rivolto al prodotto tipico. Al secondo posto ho messo l'agenzia strategica, quindi 3, perché ritengo che comunque una sorta di strategia, una sorta di indirizzo vada dato al processo, no, che si sta innescando, in modo tale che non si prendano magari delle strade diverse rispetto a quelle degli obiettivi che si sono prefissi. Al secondo posto l'innovazione, seppur magari non priorità, al terzo posto, scusate, l'innovazione che seppur non è prioritaria, ma sicuramente deve esserci in un nuovo ente, appunto, che vuole promuovere un'idea nuova, e quindi anche per quanto riguarda le nuove tecnologie. E come ultimo, quindi, un punto al General Contractor, perché secondo me questa è una fase successiva che bisogna sviluppare, perché cioè, innanzitutto occorre creare l'identità, poi una volta che si è chiaro, che diventa chiara l'identità per noi, poi possiamo, ecco, iniziare a capire dove collocare il nostro prodotto. Allora, per me, agenzia strategica è la prima, metto 4, fondamentale, di partenza, di pianificazione di tutto quello che c'è da fare e da modificare in corso d'opera, ma avendo un obiettivo. L'innovazione, essere al passo coi tempi, quindi 3.3, cioè voto 3, perché bisogna proprio essere aggiornati. Sia come linguaggio, come tecniche da applicare, quindi l'innovazione va tenuta sempre insomma, in buona considerazione. Due ai servizi, anche questi fondamentali, ma vanno di conseguenza ad una pianificazione e a una ottica di innovazione, i servizi, anche questi importantissimi sul territorio. E il general contractor va a cose fatte nella distribuzione e diciamo arrivare all'obiettivo finale. Quindi un punto. Allora, premesso che sono categorie che non conosco bene, che apprendo da poco. Allora, io ho dato 4 all'innovazione, 3 ai servizi, 2 all'agenzia strategica e 1 al general contractor. Perché? Perché stiamo parlando di marketing territoriale di un prodotto classico di queste zone, se non si innova e non si utilizzano forse i servizi, cioè non si propongono servizi per poter dare risalto al prodotto innovato, magari. Forse non ci sono né agenzie strategiche che tengano né general contractor. Paolo, tu hai votato? O Maria Chiara? Allora, dato 4 alle innovazioni, 3 all'agenzia strategica, 2 ai servizi e 1 alla general contractor. Ho votato così perché in una fase iniziale di un'eventuale associazione di produttori
fuori e situazioni di valorizzazione di un prodotto di questo tipo di prodotto tipico, ho pensato tra le quattro qual è la cosa più importante che bisognerebbe sviluppare, ovvero ciò che il produttore ha bisogno di una, per una, di un'associazione di valorizzazione, credo che sia l'innovazione, cioè innovare, avere un processo di innovazione sia della commercializzazione sia della comunicazione del prodotto, perché penso che sia il live motive per cui bisogna oggi sviluppare quindi un'associazione che valorizzi il prodotto. Ho votato invece per ultimo, quindi dando voto 1 a General Contractor, perché a quanto ho capito il problema non è di mercato e quindi valorizzare un prodotto dal punto di vista di mercato e quindi acquistare per rivenderlo, anzi il problema è valorizzarlo dal punto di vista economico, quindi per valorizzarlo dal punto di vista economico bisogna innovare il processo creare delle strategie. Per questo ho messo 3 sulle strategie. I servizi 2, perché li reputo un po' più importanti oggi, i servizi, intendo servizi agli agricoltori, servizi ai produttori, rispetto alla commercializzazione, al general contractor. Cioè. Allora, io ho messo 4 ai servizi, intesi proprio come primo passaggio proprio da fare come associazione, quindi per chiarirsi un po' cosa come associazione vogliamo fare. Il 3 è l'agenzia strategica, intesa un po' come appunto il come questi servizi li vogliamo offrire, quindi appunto lo studio di una nuova strategia, l'innovazione al 2, quindi la modalità con cui praticamente questi servizi appunto vogliono essere offerti, e un po' come diceva Francesco prima, General Contractor 1, perché anch'io l'ho visto come un punto forse di arrivo di tutto il processo, quasi come una naturale conseguenza di tutto quanto. Ok, grazie. Allora, i voti complessivi sono i seguenti. Agenzia strategica, scrivo bene in grande, 31 voti. Non so, Microsoft fa sta cosa. Agenzia strategica 31. Tipo qui. Sì, più in grande. Innovazione 25. Servizi 25. E General Contractor 17. Che riflessione possiamo fare su questi numeri? Microfono aperto. Allora, se i voti sono 31 per l'agenzia strategica, come ci siamo detti anche stamattina e ieri, bisogna capire che bisogna avere un oggetto, quindi qual è lo scopo e tutto è conseguenziale, quindi l'oggetto, poi passare al come, al quando e al dove, perché secondo me queste quattro voci rispondono a queste quattro macro aree, cioè l'oggetto, poi l'innovazione e i servizi rispondono al come, e il general contractor sia al quando sia al chi, quindi sono queste quattro voci secondo me. Altre considerazioni? Pietro? Io sinceramente mi aspettavo quello che è emerso. Ah. Innovazione, servizi, pari voto, come si è operato. 25 e 25, perché secondo me i servizi vanno
e l'innovazione vanno di pari passo, a mio modo di vedere la situazione. Altre? No, ha sorpreso a me invece il fatto che come priorità ci sia agenzia strategica, perché magari si considera, no, che le strategie vengono dopo aver chiare altre cose prima. Però in effetti, come ora diceva Vincenzo, sì, sono d'accordo infine. Io l'avevo collocato come seconda scelta, però in effetti la strategia deve essere chiara subito. Altri che vogliono dire? Se volete facciamo... Esattamente come ho pensato io, pari merito... Corrisponde a quello che avevi votato tu, ok? Io così non la capisco, perché secondo me l'agenzia è il come, l'agenzia strategica è il come, l'oggetto qual è? Michele, Nunzio, volete dire qualcosa? Non è obbligatorio. No, infatti, tanto solo adesso, ribadire la mia idea sull'agenzia strategica. Tutti. Scusa? No, quello che manca qui molto spesso è una strategia, quindi un'agenzia strategica. Cioè, risponde proprio allo scopo della costituzione di questa associazione, secondo me. Quindi non mi sorprende il risultato. Michè? Sì, alla fine è quello che pensavo io. Se strategicamente diamo dei servizi di innovazione, il general contractor dovrebbe avvicinarsi automaticamente. Ok. Mi fa riflettere molto il pari merito tra servizi e innovazione. Non riesco effettivamente a capire come mai questo pari merito, cioè nel senso sicuramente l'innovazione è un aspetto importante in questo momento, però mi chiedo quanto può essere necessario. Quanto? Possa essere necessaria l'innovazione. Dovete avere il microfono. Mi sta... Sto sentendo questa parola innovazione molto legata alla tecnologia, quando in realtà non è così. Cioè, anche un ricambio generazionale è innovazione. Anche il riprendere gli insetti per impollinare gli alberi invece di usare pesticidi è innovazione, penso. Sì, poi non... Confermo, anche secondo me. Cioè, quindi... Paolo, vuoi dire qualcosa? Innovazione più... Devi avere il microfono, scusa. Diciamo che ecco, ecco, la strategia legata alla progettualità non stupisce, insomma, perché anche se più che un'agenzia strategica forse viene confusa con una progettazione, però prima, a mio avviso, prima di arrivare alla costituzione dell'associazione, la progettazione già c'è, quindi nel momento in cui siamo attivi come associazione di promozione di tutela di questo prodotto, un progetto già c'è a monte. La priorità essere come un'agenzia strategica, forse abbiamo confuso, a mio avviso, l'oggetto di agenzia strategica, però ecco. Il fatto che comunque i servizi e l'innovazione possono essere pari merito a pari punti, cioè considerati in uguale modo, è anche dato dal fatto che servizi e innovazione fondamentalmente sono delle cose che possono camminare insieme, però bisogna capire di che servizi, quando abbiamo votato, a che servizi abbiamo pensato e abbiamo immaginato, se abbiamo immaginato dei servizi ai produttori agricoli o dei servizi al consumatore, esatto, quindi, o ad entrambi, quindi capire di cosa stiamo parlando, no? Ognuno ha immaginato servizi, io quando ho votato ho immaginato i servizi ai produttori perché è l'oggetto dell'associazione, però nulla toglie che potrebbe essere un servizio ai consumatori, quindi che ne so, crei un packaging che dentro la quale puoi mettere la cime di rape che ti durano... Ok, poi sui contenuti lo facciamo tra poco. Rosa, vuoi dire la tua? Devi avere il microfono. Allora, io avrei dato qualche punto in più all'innovazione. Cioè, prima agenzia strategica e poi innovazione.
perché i servizi diciamo che non mancano, potremmo offrire gli stessi servizi di un'altra cooperativa simile, il tutto sta, il punto vincente sta nell'offrirli in maniera innovativa, offrire qualcosa in più che non si è fatto finora. Quindi quella potrebbe essere l'arma vincente, l'innovazione. C'è Pietro che sicuramente vuole dire delle cose. Pietro, prendi il micro. C'è stato un messaggio di qualcuno? No, non c'è. Ho capito. È arrivato un messaggio. Leggilo un po'. Dice, ho un po' di confidenza con il metodo. Scherzo. Evidentemente si rifaceva al discorso. È un amico nostro che sta seguendo su internet. Agronomo, giusto? Tecnologo. Non so, forse stava contestando il metodo. Vediamo se ci manda qualche altro. Se si può spiegare meglio. No, io devo dire la verità che sono sorpreso dall'esito di questo sondaggio. E la cosa che mi sorprende di più di tutte è il fatto che ci sia soltanto uno che ha detto general contractor come la cosa più importante. Poi vi guardo e dico, no, non mi devo sorprendere, perché l'unico che l'ha detto è l'unico produttore che c'è qua dentro. Però questa è una roba che ci deve far riflettere, attenzione. Perché cosa facciamo l'associazione? Ora, scusami. Ognuno naturalmente può avere il suo parere di importante, ma che uno faccia il consulente dell'amministrazione, che voglia fare il promotore della tutela, eccetera, eccetera, la cosa importante è convergere verso obiettivi comuni, ai quali si può arrivare con strade diverse, ma l'obiettivo comune dobbiamo darcelo, altrimenti se ognuno tira verso il proprio obiettivo è molto rischioso. Si possono fare dei pezzettini di strada insieme, ma poi dopo si finisce per confliggere. Allora, dico, se la tutela del prodotto tipico, nella fattispecie di quello che stiamo facendo a Minervino, è in qualche modo, la valorizzazione del prodotto tipico è in qualche modo la valorizzazione di dei prodotti, di chi lavora la terra e produce cime di rapa di Minervino Murge, forse dobbiamo prestare un pochino più di attenzione a quello che ci dice chi li produce. Perché sennò siamo consulenti che si parlano sui consulenti. C'è un certo livello di autoreferenzialità e questo è un rischio grosso che possiamo correre, attenzione, è un rischio grosso. Dopodiché non so se quello che ha colpito a me, ha senso, questa riflessione che condivido con voi ha senso, o se invece è una stupidaggine, però... Infatti io non appena abbiamo finito il giro ho detto qua... stiamo rispecchiando tutti quanti quello che è il nostro ruolo. La nostra provenienza, il nostro ruolo, perché chi arriva dall'ambito consulenziale predilige una strada che può essere quella dell'innovazione piuttosto che quella dei servizi, chi invece arriva dall'ambito della produzione. E io porto le istanze dei produttori, cioè sono coloro i quali che mi vengono a dire nel momento in cui aderiamo al percorso dell'associazione della cima di rapa con un certo disciplinare e quant'altro, cosa ci torna in tasca? Ecco, allora nel momento in cui abbiamo un general contractor di peso, abbiamo questa redditività che ci torna dal lavoro, è il discorso che facevamo ieri sera, cioè non possiamo avere un differenziale di soli 40 centesimi tra gambo lungo piuttosto che gambo corto quando una persona sola ti fa un quintale al giorno, cioè siamo alle solite, quindi ecco perché prima dicevo possono coincidere tutti e quattro. Maria Chiara, intanto se vuoi riepilogare a Umberto cosa stiamo facendo, così anche... No, anche in privato, sì. Così anche lui, e anche a lui, così. No, va bene. Anzi, magari lo faccio io, più così lo faccio collettivamente. Stiamo cercando di capire che cosa può fare una
un'associazione, stiamo parlando di associazione senza aver già prefigurato in realtà quale forma giuridica, può essere un'associazione, un cooperativa, un consorzio, un comitato, quello che vuole, ma cosa può fare un'organizzazione, un ente che a Minervino Murge si ponga il problema di valorizzare la cima di rapa di Minervino? Abbiamo fatto 4 proposte, detto un'organizzazione che si occupa di erogare servizi, un'organizzazione che si occupa prevalentemente di innovazione, un'organizzazione che si occupa prevalentemente di definire strategie, l'agenzia strategica, o un'organizzazione che si preoccupa prevalentemente di acquistare dai produttori e rivendere il prodotto. Queste sono le 4 polarizzazioni. Ovviamente non ce n'è una più giusta, ma come si diceva, ci vorrebbero tutte. Però, dovendo scegliere, quale di queste 4 cose voi ritenete più importante e quale un po' meno importante, poi un po' meno importante, e quale meno importante di tutte? Questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. E dai partecipanti quello che è uscito è che c'è una forte domanda che questo ente, questa associazione, svolga la funzione di agenzia strategica. Deve essere prima di tutto un'agenzia strategica. Poi a pari merito viene detto deve essere un'agenzia che produce innovazione e che eroga servizi, e soltanto infine deve essere un'organizzazione che si preoccupa di acquistare e rivendere il prodotto. Mi stronco subito. E dicevo, ho chiesto un po' se ci si ritrovava, effettivamente, diciamo, mediamente tra i partecipanti ci si ritrovava, e dicevo, a me sorprende un po', perché che la funzione di acquisto e vendita, la funzione di general contractor, è quella che ha preso meno punti di tutti e che invece dal mio punto di vista è un po' quella più importante, perché se non vendo il prodotto, che cosa sto tutelando? Cioè, posso fare tutte le belle strategie che voglio, tutti i bei servizi che voglio, però rischio che siano fini a se stessi. La valorizzazione del prodotto passa attraverso l'attribuzione di valore al prodotto, e l'attribuzione di valore al prodotto sul mercato avviene attraverso la vendita del prodotto. Per fortuna, aggiungerei, non solo attraverso la vendita del prodotto, per mediare un po'. Delfino. Sì, no, riporto, mi faccio un po' da portavoce di Luciano, che ci sta seguendo con lo streaming, il quale Ciao, dice, a proposito, ci sono dei metodi per poter interagire con streaming, non so, Twitter, Facebook? Sì. Ok, allora Luciano, se vuoi intervenire puoi scrivere sulla pagina Facebook. Ma mi pare che però non aveva Facebook. Vabbè, fatti mandare un SMS. Vabbè, mi sta mandando, infatti, sono già 5 SMS. Comunque. Digli se vuole votare anche lui. Sì, no, va bene. Dice che lui predilige i mercati attuali e potenziali, e quindi penso come general contractor, e la strategia va fatta contando su ciò che è possibile attuare. In teoria è d'accordo con ciò che dicevi tu sul discorso di bilanciare un po' in base alle proprie... È un peccato che Luciano non sia in aula a dare man forte alle mie tesi. Okay. Grazie Luciano. Ok. Microfono sempre. Stavo dicendo, io ieri volevo sapere perché degli agricoltori che dovrebbero avere buona parte dell'interesse non c'è nessuno presente. Ti sento poco. Devi tenere bene il microfono, Aurelio. Ho detto che ieri di agricoltori ne ho visti poco per discutere un po' la parte base. Non so. Lei cosa ne pensa? Un'idea? Cosa ne penso io? Paolo, tu cosa ne pensi del fatto che ci fossero pochi produttori? Sì, anche Paolo ha detto lavorano durante il giorno. Durante il giorno i produttori lavorano. Sono nei campi, immagino. Non sentiamo.
Senza microfoni non esistete. Io lavoro, penso. Non credo che questa sia una risposta giusta. Guardando lo schema e le varie alternative, cerco una... Anch'io avrei detto l'agenzia strategica, però secondo me è contestualizzato in un contesto di una fase iniziale. E forse questo può dare una risposta, magari sbaglio proprio l'obiettivo, all'assenza dei produttori adesso, che non la giustifico, però credo che in questa fase sia più una fase di in cui si sta organizzando tutto il processo, uno studio strategico, e i produttori arriveranno, secondo me, invogliati dall'entusiasmo successivo, dopo che si saranno un po' strutturate tutte le attività, secondo me. Io avrei risposto agenzia strategica, però contestualizzata a questa fase iniziale. Magari sbaglio. Sono d'accordo. Sì, solo in questa fase iniziale. Un peso? Sì, no, subito dopo, adesso non riesco a... l'aspetto commerciale, per guardare l'obiettivo finale, e a supporto i servizi e l'innovazione. In questo senso li avrei organizzate la mia modo di vedere il tutto. Io credo che i produttori sono un poco ottusi per entrare a capire il vostro sistema strategico. Irene. Irene, posso dire una cosa io? Infatti il compito nostro sin dall'inizio è stato voler fare tramite l'associazione, cioè accomunare tutti quanti sin dall'inizio, perché secondo me se i produttori sono attori iniziali da subito, prendono parte al progetto e lo sposano in pieno, cioè non si può avere una cabina di regia, dare il prodotto finito e dire questo è se vi pare, o ci siete o non ci siete. Ovviamente poi è una questione di sensibilizzazione, come diceva Umberto, perché anche Umberto da produttore la mattina, come dire, lavora nei campi, il pomeriggio è qui con noi a condividere quella che è la sua esperienza. Quindi. Io sono partita dall'idea, l'idea da valorizzare, perché questo e non quello. Guardarsi intorno, capire qual è l'elemento di spicco e puntare su quello. E l'agenzia strategica sta anche nell'individuare i partner, partnership, come muoversi, fare a monte con il marketing, su una cosa che già esiste, che magari non è vista o basta... così in maniera molto diciamo in secondo piano, ecco. No, infatti devo dire la verità che le cose che sono uscite mi fanno riflettere su quello che potrebbe essere un processo da attivare, che poi alla fine anzi non tanto da attivare ma da sostenere, da supportare, da rilanciare, che il processo in effetti è già avviato, per cui non è che arriva questo seminario, però si può dargli un po' di energia. Allora la questione che secondo me potrebbe tenere insieme un po' le varie anime che sono emerse è provare a rispondere a questa domanda. Cos'è che dà più valore alla produzione Cima di Rapa di Minervino? Questa è la questione centrale. Perché naturalmente per un produttore sarà come faccio a ricavare di più dal mio lavoro, per un amministratore sarà come faccio a valorizzare il mio territorio, a tenere più lavoratori, eccetera. Per un consulente sarà quale strategia metto in atto per. Però la domanda centrale è questa. Questa organizzazione che vogliamo mettere in piedi, cosa deve fare perché abbia più valore? E quando dico più valore, evidentemente non dico solo valga di più in termini di soldi, ma abbia più valore sociale, culturale, economico, certamente. Cioè,
Ecco, se noi riusciamo a rispondere a questa domanda, riusciamo a, in qualche modo, credo, a dirci che cosa sarebbe bene che facesse questa organizzazione. E da questo punto di vista un passettino è stato fatto, no? Un passo importante, almeno due passi importanti sono stati fatti, che sono la delibera sull'approvazione della DECO da una parte e l'associazione che va nella direzione della promozione del disciplinare, regolamento, eccetera, eccetera. Però secondo me è centrale questo: come facciamo a creare più valore nella filiera dalla produzione alla tavola? Per questo sono passata dall'agenzia strategica all'innovazione nella tradizione, perché il punto di forza qual è? Guardare bene il territorio, il mercato e la tradizione radicata profondamente nel territorio. Ecco perché poi spicca quell'elemento, bene che poi diventa business. Io penso che in realtà forse una risposta ce la potrebbe dare, ritornare a quello che si diceva ieri e a quanto un prodotto possa invece creare un'identità per una comunità. E quindi forse la risposta è proprio questa, cioè cercare di capire in che modo si possa creare questa identità in cui, per esempio in questo caso, sia i produttori sia i consumatori possano ritrovarsi. Forse la risposta a tutto questo processo può essere questo, forse l'agenzia o comunque l'associazione dovrebbe preoccuparsi soprattutto di creare identità intorno a questo prodotto. Io, riflettendo al discorso di ieri degli asparagi, Rosa, mi sono sognata Rosa stanotte e ho pensato: cominciamo anche noi a battezzare la cime di rapa e poi vediamo. Cominciamo anche noi a battezzare la cime di rapa presentando. Perché avevo capito brandizzare, che è un modo di dire, sì, che si usa, però sì. In sostanza è la stessa cosa, esatto. E poi presenteremo anche ai nostri collaboratori agricoltori questa idea, perché loro... Infatti secondo me questa cosa qua è importante, guardate, se noi abbiamo l'aspettativa che vengano i produttori qui al pomeriggio, è dura, forse perché sono ottusi, forse perché stanno in campagna a lavorare, possono avere tanti motivi diversi, ma se noi a un certo punto gli diciamo venite perché là riuscite ad aggiungere 40 centesimi in più al chilo al vostro prodotto... Non interessa. Io invece penso che interessi. A me non interessa. A te non interessa? A me interessa una cosa, cercare di far lavorare i giovani. Ma vedi, sono d'accordissimo con te. Ognuno attribuisce un valore. Qual è il valore? Per te il valore è far lavorare di più i giovani. Per qualche altro sarà guadagnare un po' di più. Non per credo. Qualche altro sarà sviluppare comunità. Cioè, non è che c'è un valore che esclude l'altro. Questo è importante, secondo me, capire. Che la strategia deve essere una strategia che tiene insieme valori diversi, che tiene insieme interessi diversi. Ricordate, stamattina dicevamo, quando si investe? Quando si riconosce un interesse, si fa investimento economico, si fa investimento di tempo, si fa investimento di professionalità, quando c'è un interesse, se uno percepisce un interesse, sente che sta ricevendo qualcosa, un valore, allora ci sta a mettersi in gioco. Nel caso tuo dici, per me il valore è fare una cosa che consenta di far lavorare i giovani, per qualcun altro può essere fare una cosa che consente di guadagnare un po' di più, di essere remunerato meglio rispetto a quello che faccio, per qualcun altro sarà avere una buona qualità delle relazioni con i miei concittadini. Non è che un valore esclude l'altro, anzi la scommessa vera è esattamente questa, avere una strategia che ci consente di tenere insieme valori diversi nella direzione di un obiettivo comune. Questa è la grande innovazione che potete portare in un progetto qua sul territorio.
tenere insieme interessi diversi, generare valori diversi che rispondono alle esigenze di ciascuno. E messi insieme non sono più interessi particolari, un po' di soldi per me, i posti di lavoro per te, la comunità, diventano interesse comune, interesse collettivo, se sono messi insieme. Questa è la grande scommessa, dal mio punto di vista. Poi, ripeto, sono cose che mi vengono in mente un po' così sentendo le cose che state dicendo. Per quanto riguarda gli asparagi, avete già, diciamo, un'esperienza e quindi potete giudicare, ma un singolo agricoltore che sacrificandosi dalle braccia porta avanti una famiglia e i figli non ha un filo di discorso, interessa no. Se oggi viene valutata, no, domani non viene, oppure altro. Non so, nella nostra... scusa Michele. No, perché volevo riconcatenare questo discorso, nel senso che io in queste quattro parole, cioè in questo schema avevo ricollegato quattro parole incentrate più nel mio caso. Cioè, io vedo l'agenzia strategica come la riscoperta appunto dei prodotti, i servizi come la formazione da fare alle nuove reclute, diciamo. Ti fermo Michele perché i contenuti di queste parole li vediamo tra un momento. Ah, ok. Quello che volevo fare in questa fase era provare a capire qual era nella percezione di gruppo, di questo gruppo, che naturalmente non è tutti quelli che partecipano al progetto, ma di questo gruppo che c'è qua e di quelli che sono collegati in streaming quando ci mandano dei messaggi, qual è la percezione di a che cosa dovrebbe servire questa organizzazione in termini generali. Secondo me dovrebbe servire. Adesso diciamo queste cose. Adesso vi invito tutti quanti a provare a tradurre in cose concrete queste robe che stiamo dicendo, perché sennò parliamo un po' di aria fritta, di asparago fritto o di cima di rapa fritta, che è buona, però vogliamo provare a fare un passo avanti. Allora, quello che vi chiedo e che chiedo poi a Rosa di tradurre in una splendida slide è di provare per ciascuna di queste quattro voci, per cui innovazione, erogazione di servizi, general contractor e agenzia strategica, per ciascuna di queste quattro voci, sapendo che prima abbiamo dato importanza diversa a queste quattro voci, per ciascuna di queste quattro voci provare a identificare almeno una cosa che concretamente significa questa roba. Devo dire, erogare servizi, va bene, concretamente di che cosa stiamo parlando? Fare un'agenzia strategica, va bene, ma concretamente di che cosa stiamo parlando? Cioè fuori di qui, da domani mattina, domani no, è domenica, lunedì, cos'è che facciamo concretamente? Ci mettiamo lì e pensiamo, facciamo un progetto. Qual è la cosa concreta che vediamo in queste parole? È chiaro, per cui prima tu per esempio dicevi la formazione, per esempio, è una cosa che è uscita anche l'altro giorno, è una roba strategica o un servizio? E poi la formazione per chi? Per i produttori che già producono o per i giovani che vogliamo mandare a lavorare? Sono due robe diverse, perché se la facciamo per chi già produce è molto più innovazione, può essere più innovazione. Come... Anche per i consumatori nella guida all'acquisto può essere. Anche per quello. Perché noi avevamo intenzione anche di fare un'opera di sensibilizzazione tra la popolazione, anche magari con un piccolo... Le diciamo tra due minuti. Avete due minuti di tempo, ciascuno di voi, per ognuna di queste quattro voci, per ognuna di queste quattro, deve pensare almeno a una cosa concreta. Le quattro voci sono queste. Agenzia strategica, una cosa concreta. Innovazione, una cosa concreta. Almeno una. Se ne avete più di una, meglio. Però almeno una per ciascuna delle quattro voci. Avete un minuto di tempo per segnarvele. C'è qualcuno che non ha un foglietto? Vabbè, Maria Chiara, glielo dai tu? Grazie. Facciamo una nuova slide. Io l'avrei fatta. Se invece vuoi usare... Sì, sì. Come? Sì.
Assolutamente sì. Io vado sul nuovo, ne faccio una. Oppure salvo questo. No, vabbè. Salvo. Nuovo. Preferisci una roba tipo Word, è più semplice. Io farei una roba così, ma che può essere fatta anche in una fila all'altra. Fai così, aspetta. Come? Allora, agenzia 4, servizi 3, general contractor 2, e servizi 3, innovazione 1. Ok. Agenzia strategica maiuscolo e poi sotto le varie cose che vengono dette, servizi maiuscolo sotto. Fatto? Pietro, hai già fatto? Mary? Avevi già capito qual era la richiesta? Sei troppo avanti. Però quante ne hai trovate per ogni? Puoi farne anche di più, eh? Dai, puoi fare di più. Pietro, aspetta. No, fagliene scrivere di più. Perché c'è ancora qualcuno che non ha risolto. Ah, no, almeno una per ogni voce, Pietro. Allora sei al 50%, ciao. Almeno una per ogni voce. Hai capito, Pietro? Non si vede lo schermo? Sì. Queste sono... Fatto? Pietro? Sei ancora due? Oh. Cos'è che state facendo? Ci stiamo contemplando? E vabbè. Paolo, quando vuoi intervenire? Pronti? State copiando le risposte? Maria Chiara? Sei pronta? Non è ancora finito? Dobbiamo andare avanti, sennò c'è un buco troppo lungo nel video. No. Ok, da casa, anche da casa, se volete, mandateci messaggi. Luciano, per esempio, se è tornata alla linea. Una cosa concreta per ciascuna delle quattro aree che vedi sullo schermo. Pronti? Paolo, cominci tu? Sì. Ok. Allora, inizio dall'innovazione. Da dove vuoi? Attenzione, Pietro, ascolta gli altri. Pietro, devi fare un seminario sull'ascolto attivo, eh?
cuore aperto. Sì, non un seminario in quel senso. Ok, basta così. L'agenzia strategica, ecco, come strategia, come agenzia strategica farei una cosa concreta, la comunicazione, la culturalizzazione del territorio e degli abitanti del territorio, no, sul tema, perché è vero che è un tema che sta a cuore sicuramente a questo gruppo, sta a cuore ai produttori, forse sta a cuore ai ristoratori, ma deve stare a cuore a tutto il territorio, quindi una strategia di culturalizzazione del territorio rispetto al prodotto e di conoscenza e anche quindi di comunicazione. Sull'innovazione, ecco, la ricerca scientifica della produzione, quindi una ricerca sull'agenzia strategica, parlavo di culturalizzazione del territorio, no? Comunicazione del prodotto innanzitutto alle persone e agli abitanti del territorio dove questo prodotto cresce, affinché tutti possano sapere e conoscere quali sono le peculiarità di questo prodotto da tutelare e da difendere e conoscere soprattutto le differenze che ci sono rispetto ad altri prodotti simili. Sembra che tutti lo conoscono, ma in realtà... Cosa? Certo, conoscono la particolarità, però conoscere quello che intendo è un processo di informazione molto più approfondito rispetto al valoriale, esatto, di valoriale e di particolare rispetto ad altri tipi di prodotti uguali. Per quanto riguarda l'innovazione, ecco, la ricerca scientifica della produzione, delle produzioni, come migliorare le produzioni, come migliorare l'efficienza e la quantità di prodotto per ettaro, come migliorare che ne so, anche la shelf life del prodotto dalla raccolta, come mantenerlo negli scaffali, oppure il packaging del prodotto in modo da poter dare una conservabilità molto più elevata nello scaffale, insomma questo tipo di innovazione. Poi segnatevi siccome c'è bisogno del microfono per sentirsi, segnatevi le cose che avete da dire, poi quando facciamo il giro interagiamo. Purtroppo poi sui servizi la tecnologia non ci aiuta da questo punto di vista. Sui servizi, fornire strumenti agli agricoltori, tipo sementi, concimi, fertilizzanti, che seguino, che siano quelli, perché se vogliamo fare una DECO e quindi vogliamo fare un prodotto che rispetti un disciplinare, questo disciplinare devono rispettarlo tutti gli agricoltori, no? Nel rispetto di questo disciplinare bisogna rispettare anche l'acquisto di un tipo di semente, un tipo di concimazione, un tipo di fertilizzante, un tipo di packaging, un tipo di confezione, no? L'associazione di promozione potrebbe fornire questi strumenti, che si sostituisce a quello che una volta erano i consorzi agrari, fondamentalmente si sostituisce a, potrebbe fornire questi strumenti all'agricoltore, ovviamente remunerato, ovviamente pagati, però si cerca di creare una omologazione standardizzata elevata di questo prodotto, appunto fornendo della materia prima di produzione simile, no? Così che tutti i produttori possono produrre il miglior prodotto controllato. Oppure servizi al consumatore, come dicevo prima, depliant, guide all'acquisto, ricette culinarie tipiche del territorio, no? Servizi comunque da fornire a quella agenzia strategica di cui parlavo prima, durante la culturalizzazione della fase di culturalizzazione, no? Tu crei cultura di questo prodotto anche grazie all'enogastronomia, ai vini da abbinare insieme ai prodotti, e questi sono tutti servizi che bisogna creare, inventare, creare, mettere su carta o sul web e fornirli, ed è un servizio. Invece per quanto riguarda il general contractor, ovviamente è la creazione, la ricerca del mercato idoneo,
per questo tipo di prodotto. Noi stamattina ci spiegava Stefano, l'asparago ha quattro filiere di commercializzazione, in campo la GDO, un po' di punti vendita, è un mercato che hanno ricercato e per loro, a loro oggi basta. Invece oggi i singoli produttori hanno il proprio mercato di riferimento e hanno una concorrenza tra di loro che si deve trasformare attraverso l'associazione o il consorzio da concorrenza in competitività, ovvero creare un prodotto competitivo sul mercato e l'associazione quindi deve possedere al suo interno, deve possedere il prodotto più o meno standardizzato, uniforme rispetto al disciplinare da poter piazzare sul mercato. Ecco perché è importante un'innovazione che crei, l'innovazione e i servizi sono importanti che creino un controllo, ecco, dei vari produttori, perché altrimenti, come dicevo ieri, succede che questo prodotto, il fine ultimo, lo dicevo anche quando ho spiegato la mia votazione, il primo e ultimo è solo una questione di prezzo, no? Quindi serve tutto per migliorare il prezzo, ma per migliorare il prezzo bisogna fornire intorno a questo prodotto dei valori, magari anche immateriali, da presentare sul mercato, e dobbiamo considerare che per noi è il miglior prodotto del mondo, ma per chi lo deve comprare potrebbero essere uguali alle cimiterape di Andria. Quindi per poter creare questa differenziazione devi produrre questa differenziazione prima di andare sul mercato, e ecco perché continuo a sottolineare che bisognerebbe avere prima creare degli strumenti innovativi e dei servizi atti a poter migliorare il prodotto. Ok, Paolo, passerei prima facciamo di tutto la no. Produttori e annessi e connessi, ristoratori, insomma. Allora, indigeni. Non perché sei tu. Tutto questo che avete discusso. Umberto? Prego. Rispondi a questa domanda. Prego. Quali sono le cose che concretamente vuoi che faccia l'associazione in ciascuna di queste quattro aree? Ok. Tutto il resto ciccia. Allora, leggo lì, così sì. Mi spiego prima. Allora, come agenzia strategica, se l'associazione sarà un'agenzia strategica, che cosa deve fare dal tuo punto di vista? Deve iniziare prima di tutto a esporsi tramite internet. E non ho capito, esporsi? Internet, cioè la comunicazione, sito, quindi comunicazione, quello che diceva Paolo prima. In modo diverso, cioè presentando il prodotto, i periodi di raccolta, in base ai periodi di raccolta, i prezzi esposti, diciamo, varieranno, cioè ci saranno delle variazioni in base ai periodi di raccolta, prima di tutto. E cercando di presentarlo in un modo decente, cioè sempre in un modo migliore. In assoluto. Nell'area dei servizi, che servizi può fare questa associazione? E a nell'area chi? Dei servizi, cioè, rispondo solo alla seconda domanda? Sì. Ah, ecco. Cioè, introdurre giovani a presentarsi all'attività agricola. Presentarsi con un certo diploma di lavoro, cioè un corso, una certa competenza. Competenza e anche un corso. Presentare un corso, cioè questo è che devono dare l'Unione Europea, come consumare questi soldi in Unione Europea. Cercare di presentare un progetto per far lavorare i giovani in agricoltura facendo un corso. Chiaro. E avere un diploma, cioè non un diploma, una certificazione. Tu chi sei? Cosa hai fatto? Com'è che ti trovi qua? Cosa c'hai? Un documento di riconoscimento di quello che sei di fatto, quello che hai fatto. Hai lavorato fino adesso? Chiaro.
il portfolio delle competenze, perché okay. È bello perché appunto con parole diverse però si dicono robe di cui si parla e che insomma, bisogna arrivare a concretizzare. Sul tema dell'innovazione hai individuato qualcosa? No, non... innovazione. Sto cercando di ricordarmi non quello che c'è scritto, quello che devo dire. Va bene, no, liberamente, se no poi passiamo. Se ti vengono in mente le... Ok. Vai. Sì, ho messo una voce per ambito. Sull'agenzia strategica ho trovato interessante quello che... Scusa, Pietro. Portami il diario sulla cattedra. Il diario. Bravo. Che miseria. Tagli un colpo in testa. No, scusate, non è vero. Quanto riguarda l'azione strategica, l'agenzia strategica, ho trovato interessante quello che appunto diceva Pietro stamattina. Trovare la giusta forma organizzativa per l'accesso a un finanziamento. Potrebbe essere il volano iniziale per far fronte alle difficoltà più materiali, una sede, delle attrezzature, un minimo di necessario, di materiale necessario per partire, per dare forma anche visuale a questa associazione. Quindi anche trovare la giusta forma, perché non tutti i bandi di finanziamento permettono di essere sfruttati dalle varie forme giuridiche. Posso fare una domanda? Ma per esempio dal tuo punto di vista, che sei un ristoratore, non un produttore, è un punto di vista un po' particolare, no? Nel senso che è comunque un utilizzatore del prodotto tipico. Sì. Che ha tutto l'interesse che il prodotto tipico, come dire, venga ben prodotto, ben remunerato, però è una funzione diversa rispetto a quello di chi lo produce in campo. Sì. Secondo te, dal tuo punto di vista, qual è l'interesse che può avere la vostra azienda, la vostra impresa di ristorazione rispetto a un'associazione di questo tipo? Pensavo a stamattina si diceva lardo di Colonnata, pistacchio di Bronte, cimi di rapa di Minervino e quello che avete attuato. Asparagi rosa di Mazzara. Scusate, non lo cito volentieri perché non lo conoscevo e ammetto la mia ignoranza prima di adesso, scusate. Quindi. La cimi di rapa magari la si mangia ovunque, però andarla a mangiare proprio lì, questo prodotto così tanto conosciuto, può avere un altissimo valore per le attività come quella familiare, non solo ovviamente per tutte le attività familiari. Sentire, io ho una visione un po' esterna perché abito a 40 km qua, ma sentire e se ne sente comitive di ragazzi, di persone adulte che ci organizziamo e dire domenica andiamo a mangiare la cimi di rapa a Minervino, secondo me ha un alto valore commerciale e professionale. Chiaro. Per tutto quello che si sta cercando di fare, di realizzare, insomma, per quello che è il risultato finale di questa sinergia. Ecco, sulle altre aree? Sulle altre aree, sì, velocemente... L'innovazione la vedo mirata soprattutto un po' per la mia formazione all'università, come si diceva. Adesso si produce la cimi di rapa secondo un metodo, io non sono molto informato, però mi risulta difficile pensare che non ci siano margini di miglioramento per quanto riguarda la ricerca di sementi, l'ottimizzazione delle procedure, non so. Secondo me si può fare tanto, o perlomeno avviare attività con le università per dire ok, avete azzeccato la ricetta giusta di coltivazione, sarebbe un'ulteriore conferma per questa innovazione. General contractor, pensavo appunto, niente, qui avrò sbagliato, promozione ho messo in manifestazioni del settore, manifestazioni sieristiche, esportare all'inizio fuori dall'ambito diciamo territoriale prettamente minervinese. Per i servizi pensavo appunto a uno sportello informativo permanente, una comunicazione e diffusione del prodotto, creazione anche di eventi, perché molto spesso bisogna far rumore perché l'eco arrivi un pochettino lontano.
eventi locali, eventi, a parte la sagra, ce ne possono essere anche altri che facciano, e che soprattutto informazione prima di tutto il resto. Ho finito. Grazie. Pietro, vuoi essere tu il prossimo? Allora, per quanto riguarda i servizi, procedure di commercializzazione del prodotto. Che cosa vuol dire concretamente? Di come presentare il prodotto al consumatore finale. Sarebbe l'imballaggio fatto in un certo modo e disciplinato anche dalle procedure standard del disciplinare, come anche abbiamo già provveduto all'interno del comitato promotore dell'associazione. Poi, come diceva Umberto, l'attività di formazione, perché abbiamo diversi soci alle prime armi con la coltivazione della cime di rapa che hanno avuto accesso al premio di primo insediamento, e quindi per avere accesso ai primi insediamenti e avere i contributi previsti devono frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione nel settore agricolo, minimo per 2 anni. E quindi stiamo vedendo di, come parlavo ieri sera, di avviare una sensibilizzazione anche col GAL Murgiapiù, che organizzi questi corsi ad hoc, proprio per avviare i giovani agricoltori all'attività agricola e quindi successivamente di commercializzazione del prodotto, anche utilizzando i mezzi che l'associazione, una volta costituita definitivamente e avuto un disciplinare proprio, potrà mettere a disposizione. E poi puntare sulla qualità del prodotto, controllo qualità del prodotto, intesa come i caratteri interni ed esterni che lo caratterizzano rispetto a un altro simile ma con diverse caratteristiche, perché ormai il consumatore richiede un prodotto di qualità, non è un prodotto di nicchia come si usava anticamente, ma va alla ricerca di un prodotto di qualità e di un certo livello, perché poi così si paga di più. Poi, per quanto riguarda il general contractor, i prezzi al consumo standard, che avevamo già parecchie definizioni che sono uscite stasera, abbiamo già previsto all'interno del comitato promotore, di standardizzare i prezzi al consumo, ovviamente per i soci che intendono seguire il disciplinare redatto dall'associazione con l'Università di Bari. Cioè concretamente vuol dire che l'associazione dovrebbe garantire che quel prodotto sia venduto a quel prezzo, con un'oscillazione minima, insomma, purché purché rispettino il in protocollo. In base anche all'annata, in base al tipo di varietà del prodotto da piazzare, perché dicevo ieri sera che ci sono 7 varietà di prodotto. 7, 8. Tutte Minervino? Tutte Minervino, e dipende molto da questi fattori, anche il prezzo. Ovviamente da un minimo ad un massimo, sempre nel limite dell'accettabile. Come agenzia strategica, la creazione che avevamo anche previsto, opuscoli divulgativi e di vademecum brochure da distribuire, e che non abbiamo fatto in tempo per domenica che abbiamo la sagra del fungo a distribuirli, ma siamo ancora in fase di progettazione ed elaborazione, in modo che il consumatore conosca quali sono le proprietà organolettiche, i tipi di commercializzazione e i tipi di coltivazione del prodotto, anche un neofita che si avvicina per la prima volta alla conoscenza del prodotto. E per l'innovazione il settore dell'informatica. Cioè inserendo all'interno di un sito web che andremo a creare tutta la vita della cime di rapa, dalla semina fino alla tavola del consumatore finale. Non ho capito. Elaborando dei sistemi all'interno del sito web dove chiunque che non ha le capacità di attrezzarsi all'uopo con opuscoli e brochure che distribuiremo, attraverso il sito web, di conoscere qual è la fase di coltivazione del prodotto e l'utilizzo gastronomico del prodotto. Ma quindi gli stessi contenuti che sono nella brochure, metterli anche sul web. Sì. Avevo capito un'altra cosa che mi piaceva di più. Sul sito web. Avevo capito un'altra cosa, cioè che tu dicevi
Facciamo in modo che nel nostro sito web si possa avere la tracciabilità di tutte le cime di rapa di Minervino Murge che sono in giro per il mondo. Dalla semina all'utilizzo gastronomico, la tracciabilità. Vuol dire che io vado al supermarket, come hanno detto parecchi, prendo una cima di rapa di Murge, di Minervino Murge, c'è un codice a barre o un codice, vado a casa, lo inserisco e di quel mazzo lì vedo esattamente quando è stato raccolto, chi è il produttore. Anche perché lo prevedono pure le normative vigenti pure lo prevedono, Beh, per adesso non è ancora. No, lo prevedono, sta la tracciabilità lì, però non per la ragazzi, cime di rapa. Se... Non per la cime di rapa. Io vi dico una cosa, se fate una cosa così per le cime di rapa diventate campioni del mondo degli ortaggi. Questa è una proposta, non che dobbiamo farla imminente. È un'idea che abbiamo. È una figata. È un'idea. Si può dire figata? Ho detto. Basta. Ok. Altri? Vai. Allora, dov'è tua sorella oggi? La mia sorella sta facendo il secondo lavoro. Ah, ok. che poi sarebbe il primo. Che poi sarebbe, insomma, l'unico, forse. l'unico che, insomma, a livello pecuniario dia qualcosa. Allora, per quanto riguarda il general contractor, ho messo la regolazione del conferimento della cima di rapa. Cioè capire a che prezzo, cioè chi vende a chi e a quanto. Perché è una delle problematiche che più volte mi è stata sollevata dai produttori. Quindi anche a livello valoriale il prezzo, unitamente a quello che dice Umberto rispetto al fatto che i giovani devono entrare in agricoltura, quindi lavoro per i giovani in agricoltura, il prezzo ha comunque il suo peso. Poi, sempre nei general contractor, anche avere la possibilità di individuare dei buyer che ci possano piazzare il prodotto nella grande distribuzione organizzata, se no qua parliamo di aria fritta, insomma. E anche rispetto a questa cosa qua noi siamo un po' deficitari, perché non sappiamo forse a che porta bussare per trovare un buyer che... moralmente parlando faccio il suo lavoro, perché ne ho iniziati a conoscere qualcuno e a quanto pare sono il fatto loro. L'ideale sarebbe costituire di qui a qualche tempo anche una vera e propria cooperativa della cima di rapa di Minervino, che possa, insomma, alla quale quindi conferire tutte le rape e quindi facciamo la cooperativa e, insomma, cooperazione finalmente anche a queste latitudini, perché abbiamo un po' difficoltà, diciamocelo qua, a cooperare. Molto spesso siamo presi dall'erba del vicino, non la voglio, la mia la tratto io e quindi ognuno fa il suo. Per quanto riguarda l'agenzia strategica, ovviamente condivido la comunicazione. Trovare un luogo fisico per l'associazione, e questo è un impegno che l'amministrazione ha preso. Molto probabilmente ci collocheremo qua alla sede dell'ex liceo scientifico, ci sarà data un'aula dove fisicamente saremo lì che inizieremo a dare i nostri primi passi proprio in maniera viva. Poi ovviamente quello che diceva Pietro, il disciplinare di produzione dell'Università di Bari tramite la Facoltà di Agraria, e un'agenzia strategica, diceva Mario prima, mira anche ad un'organizzazione di una sagra vera e propria, proprio perché come abbiamo quest'anno festeggiamo la 20ª sagra del fungo cardoncello, vorremmo che a breve si festeggi una vera e propria sagra della cima di rapa, che è il nostro, diciamo, secondo prodotto tipico di riferimento. Ma c'è qualcun altro che la fa in Puglia? La sagra della cima di rapa? Non penso, non ho mai sentito, quindi sarebbe, diciamo, esclusiva. Noi andremo a fare una cosa, insomma, fate in fretta, di un certo livello. Mettetegli sul cappello, così poi non la fa nessun altro. Per quanto riguarda l'innovazione, ovviamente qui riprendo sempre il progetto con l'Università di Bari e molto probabilmente sfrutteremo le conoscenze di Andrea, quel ragazzo che stava stamattina,
per creare una cooperazione con la Facoltà di Economia e Marketing, in modo che anche loro ci facciano un progetto a costo zero, perché va avanti così, se uno fa la tesi fa un progetto a tutti gli effetti e quel progetto può essere benissimo speso per i fini dell'associazione ma anche di tutto il territorio. Il packaging va bene e poi come innovazione anche una sorta di prova del cuoco, cioè andare direttamente dagli anziani e unire saperi e sapori, cioè nel momento in cui andiamo a recuperare delle ricette proprie delle nostre nonne e quindi andare direttamente dalle signore in casa, come funziona, ho visto che funziona in altri contesti, e ci stanno spingendo da fuori paese a farlo a Minervino, quindi perché su Minervino non abbiamo forse qualcuno che si spenda in tal senso. Per quanto riguarda i servizi, quindi mi rifaccio all'esperienza del calabrese, quindi il catering, quindi il chilometro zero per le mense dei nostri bambini e quindi la sensibilizzazione dei consumatori. È vero, non ci sono saghe di cime di rape in Puglia, ce n'è una in Calabria. E in Puglia invece c'è una sagra, maledetta rete che ci fa scoprire queste cose. La sagra delle orecchiette, però a Cisternino. No, infatti le prime 10 uscite su Google sono prima edizione della sagra delle cime di rape a Minervino Murge 2011. Parla del 2011. Veramente? È colpa di Pietro? Bello. Dove vai? Scusa, sì. Donna Irene. Io sono partita sempre dall'idea. È un approccio un L'idea. Po', come dire, schematico? Nobile alla cosa. Allora, quindi dall'idea, parto dalla agenzia strategica. Grazie. Aspetta, Michele, hai fatto il questionario? Nella cartellina. Buon viaggio. Grazie. Ho associato una parola ad ogni singola voce. Per quanto riguarda l'agenzia strategica, io Scusa, 4:47, facciamo 5 minuti di pausa così... Adesso, 10 prima minuti di pausa, così riprendiamo da questo tuo intervento, ok? Grazie.